Giulio Loreggian del Servizio Tecnico di Campo Agriges. Oggi ci troviamo in Veneto, siamo a Vescovana, ai confini tra le province di Padova e Rovigo, e nella fattispecie ci troviamo nell'azienda agricola Miotto. Una realtà importante sia per quanto riguarda la coltivazione, ma anche come centro di ritiro e stoccaggio di cereali e oleaginose. Siamo in uno dei campi di soia dell'azienda. In questo campo, come ormai l'azienda fa in tutta la superficie soia da 3 anni, è stato impiegato il nostro Microrizza NP. Il nostro Microrizza NP è un prodotto a base di azoto fosforo microgranulare con l'aggiunta di un pool microbico che fa parte della nostra linea Microtech. In particolare in questo pool sono presenti delle micorrize, del rizobio, del tricoderma e di altri azoto fissatori. Siamo all'incirca poco più di un mese dalla semina della coltura e come evidenzia la coltura si trova in un ottimo stadio vegetativo, ma soprattutto, come potete ben vedere, abbiamo un'ottima nodulazione dei rizobi. Questo a significare la qualità dei nostri ceppi microbici utilizzati. L'azienda inoltre, sempre da 3 anni, usa anche il nostro prodotto fogliare Mara Zinco Manganese, appunto per la nutrizione fogliare, ma associato al diserbo di post emergenza. Questo con lo scopo di ridurre e togliere la fitotossicità, che come ben sappiamo è una caratteristica propria dei diserbi di post emergenza quando si fanno in soia. L'azienda si trova molto bene nell'uso dei prodotti e in particolare nell'uso di Microrizza NP, non solo naturalmente per i risultati, ma soprattutto per un impiego pratico, proprio perché il prodotto è molto facile da distribuire, fatto nella seminatrice, nel microgranulatore. Infine l'azienda ci ospita anche con un campo prova dove stiamo testando un paio di prodotti dove abbiamo l'obiettivo di innalzare il contenuto in proteina della semente. Quindi abbiamo anche questa sperimentazione in atto che portiamo avanti con questo obiettivo. Buona giornata e arrivederci.